Liazzarone, perché la scelta giusta? Perché noi siamo quelli in campo con esperienza, quelli che conoscono il territorio, quelli che ci sono oggi, quelli che c'erano ieri e quelli che ci saranno anche domani. Che campagna elettorale è? Una campagna elettorale di ascolto e di dialogo con gli elettori, con i cittadini, raccontiamo quello che di buono abbiamo fatto, quello che di meglio vogliamo fare, pronti e sempre vicini soprattutto al territorio. Io oggi sto incontrando tanta gente, ma è un giro che inizia qualche anno fa, non è iniziato oggi con la campagna elettorale. Diciamo, tra le cose, tra le richieste principali, ovviamente il lavoro, l'occupazione, poi le infrastrutture. Le fa più paura l'onda del Movimento 5 Stelle o l'entusiasmo del centrodestra che già sventola la bandiera della vittoria? No, secondo me siamo noi che facciamo paura a loro. Questa è una sfida diversa rispetto alle altre, una sfida in cui ritorna il collegio uninominale, è una sfida in cui ritornano i nomi, i cognomi, le persone, i curriculum, l'esperienza. Quindi in questo caso credo che noi una partita la potremo giocare. Che campagna elettorale sarà per lei? Ma sarà una campagna di contenuti, incontreremo aziende, associazioni, ordini professionali, cercheremo di stilare un programmino per il territorio, perché nel collegio che io, in cui io sto, il Senato, il collegio senatoriale, ci sarà uno che verrà eletto dei cinque che si sono presentati, quindi il collegio uninominale permette un collegamento diretto tra il rappresentante e il rappresentato. Il problema principale è quello economico e su questo noi stiamo lavorando nel tentativo di costruire una rete, una filiera tra comune, regione, di qualunque colore, comune, regione e ovviamente a livello nazionale, per cercare di sfruttare al meglio le risorse che sono state spesso non utilizzate appunto al meglio.